Ben trovati nuovamente la rubrica di lungometraggio, la rubrica appunto che va in onda su Rete Oro nel canale 18. Oggi abbiamo nuovamente qui con noi la dottoressa Susanna Liverani. Ben Salve, arrivata. Ben ritrovati a voi. È un'esperta del mondo paranormale con la quale parleremo dei sogni e risponderemo alle domande che ci sono pervenute qui in redazione. Allora, dottoressa, rispondiamo alle domande. Sogno spesso di essere chiusa in una stanza buia. Mm-hmm. Questo sogno si ripete senza uscita. Spesso ha un significato. Patrizia di Roma. Guarda, Patrizia, io penso che tu debba, cioè che la tua anima da qualche punto di vista si senta costretta in una situazione, in qualcosa della vita che tu non accetti. E devi fare come tutti noi questa evoluzione spirituale, cioè andare avanti, aumentare la tua energia interiore per poi vedere e focalizzare bene il problema, che cos'è, di che cosa si tratta. Io ti consiglierei magari di lasciarti un po' più andare, di aprirti un po' di più interiormente, di accogliere quelle cose che vengono da dentro di te, quelle che vengono dal cuore, quei sentimenti buoni, quella voglia di fare un qualcosa che per te proprio è vitale e positiva. In questa maniera forse questa stanza buia può aprire una porta, può far entrare della luce. Dunque, per capire bene poi in profondità di cosa si tratta, perché potrebbe essere anche una cosa, se tu credi, nelle reincarnazioni, anche una cosa che potrebbe essere legata a un'esistenza precedente. E sarebbe un po' da parlare di più, diciamo, di questo tuo sogno. Se tu vuoi, ci puoi scrivere o puoi scrivere direttamente all'Associazione Armonia a me e io avrò piacere di risponderti o di incontrarti. Ha fatto bene quindi a ricordarlo. Sì. Allora, Antonio di Fiumicino, sì. I sogni sono veritieri? Ho paura di questo. Dunque, guarda, io non ho capito molto bene se tu hai paura del fatto che i sogni siano veritieri. I sogni sono un'esplorazione del nostro mondo interiore e del mondo della spiritualità in generale, perché sono i viaggi dell'anima. Veritieri o no, il sogno può essere vero, ma può celare anche una verità molto camuffata. Quindi io non la prenderei con questa paura, ecco, con questa di oddio, sarà vero, sarà falso. Cercate di accogliere nella vita quello che non vi turba, accogliete solo quello che vi fa star bene, perché dipende da voi, da noi tutti, la costruzione di un mondo migliore, di una nostra vita migliore, dando carica e energia ai nostri pensieri positivi, ai nostri sogni positivi. Cerchiamo di non alimentare le situazioni negative, le sensazioni negative. Io ti consiglio questo. Ok. Allora, c'è un'altra persona che ci chiede se esiste un al di là. Luisa da Roma. Senti Luisa, io tutte le volte che vengo ne parlo e ti dico che sì, che esiste. Assolutamente esiste, c'è. E lo ripeto con piacere, ed è una dimensione, diciamo c'è un'energia che vibra molto più forte di questa qui, dove siamo noi, che è un'energia pesante la materia, quindi dopo la morte c'è questa energia più leggera, però è un mondo fatto di emozioni, di sentimenti, di rincontrarsi, di ritrovarsi. Assolutamente esiste, ti dirò di più che questi nostri cari estinti, le persone a cui vogliamo bene, a cui abbiamo voluto bene, sono vicino a noi e basta in certi momenti far cadere un po' il pensiero razionale, questo controllo della mente. E infatti questo avviene soprattutto nel sogno, nel momento prima di addormentarsi, c'è un momento a cavallo tra la veglia e il sonno in cui noi possiamo vedere persone o sentire, e anche nel sonno, che queste persone ci vengono a trovare per darci dei messaggi, per farsi sentire vicino a noi. Quindi assolutamente sì. Quindi in questa fase del sonno. Dunque, c'è una fase il sonno in cui possono venire proprio in sonno
diciamo, i nostri cari e defunti e parlarci, darci dei consigli, anche metterci in guardia, in pericolo. Dice, guarda, c'è un pericolo, stai attento, perché è così. Io mi ricordo una persona che venne da me ad Armonia e mi raccontò che stava dormendo e sognava il fratello che si era seduto vicino al letto, e il fratello era morto da parecchi anni, e disse, senti, alzati, vai a vedere perché hai il gas aperto, alzati, svegliati. E lei diceva nel sonno, ma no, no, io non mi voglio svegliare, sto tanto bene, no, svegliati, vai a vedere. Alla fine si è svegliata, andata a vedere, e il gas era effettivamente aperto. Queste cose, voglio dire, è un esempio. Sì, però ti fanno riflettere. Ti fanno riflettere, pensare. E poi, guardate, tra noi e loro c'è una specie di diaframma gelatinoso, sembra un po' un'immagine sfocata, no? Ecco, loro stanno di là e noi siamo di qua. A volte intravediamo, vediamo, anche loro vorrebbero comunicare con noi, perché questo è anche un loro grande desiderio, quello di comunicare. Però a volte si rende difficile questa situazione, e ecco perché a volte dobbiamo dare retta a questi segnali che ci vengono, perché è nostro, viene da noi questa capacità anche di captare i messaggi che vengono, diciamo, dall'aldilà. Sono come dei piccoli avvertimenti. Sono avvertimenti, sì, sono messaggi. Vogliono dire ti voglio bene, ti sto vicino, guarda, è meglio che fai questo invece di quell'altro. A volte invece possono apparire dei volti nei sogni, che noi, per esempio, sono volti che noi non conosciamo, però abbiamo subito un'empatia, ci sentiamo bene quando li vediamo. Perché? Perché probabilmente queste persone noi le conosciamo, magari le abbiamo conosciute nella dimensione spirituale, prima di cominciare il nostro percorso per incarnarci qui sulla Terra, no? E siamo stati insieme a loro. E quindi riappaiono nei nostri sogni, oppure è il volto di chi ci segue, il cosiddetto angelo custode, le persone che stanno vicino a noi. Cioè, come faccio a riconoscerlo? È una bella sensazione, una sensazione di gioia quando vediamo questi volti, quando li sentiamo vicino. Quindi una abbiamo sensazione, gioia. Sì, è come gioia. Se noi li conoscessimo da sempre, però li rivediamo, ecco, al momento. Allora, un'ultima domanda e poi dopo passiamo a parlare dei sogni. Vorrei sapere dalla dottoressa Liverani quanta verità c'è su coloro i quali fanno lo spiritismo. Guardi, la verità... Antonietta, da La verità Fiumicino. C'è, senz'altro, perché se vengono scatenate delle energie che possono essere all'esterno o all'interno dell'uomo, queste energie prendono campo e possono in effetti fare manifestare qualcosa, tipo spostamenti, eccetera. Prima di tutto è raro, molto raro, perché diciamo che alla base di ciò ci deve essere una persona molto dotata di poteri medianici. E poi io vi consiglierei di lasciar perdere lo spiritismo, perché gli esseri umani hanno la capacità, diciamo, spontanea di contattare, perché questa parte animica, grande, bellissima, che ci è dato Dio, di luce, non ha bisogno per forza di essere incanalata in pratiche o vocazioni particolari. È con noi, è come cantare, è come dipingere, è come suonare. Fa parte di noi, non siamo fatti di solo carne, siamo fatti anche di spirito, quindi non c'è bisogno di andare a tirare in ballo energie che poi a talora non sappiamo come rincanalare. Quindi queste sedute, appunto, queste sì, sedute lascerei perdere le sedute spiritiche, non c'è bisogno della seduta spiritica. Sì. Allora, parliamo dei sogni. Che cosa pensa un sensitivo dei sogni? Dunque, guarda, io gli do la mia esperienza. Come dicevo prima, il sogno è un viaggio dell'anima, è uno stato di, diciamo, sì, di materia un pochino meno cosciente, meno vigile, È la ragione che abbassa lo stato di veglia, no? Di sorveglianza, e quindi in questo stato in cui l'inconscio e anche l'anima vaga
in maniera, diciamo, autonoma, si possono fare dei viaggi, si possono incontrare delle persone care, possiamo anche prevedere il futuro, perché il futuro, il presente e il passato in realtà sono una dimensione unica. E infatti nel sogno e nel sonno noi con facilità possiamo anche riprendere avvenimenti che si sono manifestati o sono avvenuti nella nostra vita in epoche precedenti e quindi, diciamo, è possibile ritornare lì. Cosa ci serve il sogno? Perché l'anima ha bisogno di questo momento? Perché ha bisogno di esprimersi, di farsi sentire, di far sentire le proprie capacità, le proprie potenzialità anche. E si ritorna indietro a volte, anche a ricucire, per esempio, dei traumi passati che potremmo aver avuto nell'infanzia, no? Per rimettere a posto questi tasselli, per dargli un'interpretazione, un'interpretazione su cui poi noi costruiremo in maniera diversa per avere poi dalla vita quotidiana nostra, dal nostro vissuto, un'evoluzione, una risposta diversa e differente. Serve quindi anche per cucire dei traumi. Eh? Il sogno quindi può rivelarsi anche una via d'uscita nei momenti di dolore? Senz'altro il sogno ci indica il dolore, ci può indicare il dolore. Perché ci indica un groviglio di sensazioni, di emozioni che noi abbiamo vissuto e stanno lì, magari interpretate sotto un aspetto diverso, però sono presenti. E quello è un campanello che dice: guarda, io sono qui e questo dolore non è inutile, perché ti serve per evolverti, ti serve per dare alla vita un colore diverso, perché dopo questa crisi tu vedrai in maniera diversa. Per fare questo bisogna essere molto vicino a se stessi e concedersi anche di capire che in certi momenti nella vita sbagliamo oppure abbiamo sofferto, tenere in considerazione tutti i nostri lati della nostra anima, della nostra anche personalità, per poi dipingerli e vivere in maniera diversa, ma soprattutto io dico che non bisogna mai rinunciare ai nostri sogni, perché la materia, quella che noi creiamo, quella che viene dai nostri sogni o dai nostri sogni ad occhi aperti, è una materia viva che si crea nell'etere. Il pensiero dell'uomo non è vano, non è vuoto, il pensiero dell'uomo è in continua creazione, è potenzialmente creativo. Quindi credere nei propri sogni belli e di diritto non fa altro che alzare le energie e permetterci di canalizzarle verso il nostro progetto di vita. Quindi non smettete mai di sognare, vi possono levare tutto, la dignità, qualsiasi cosa nella vita, non riconoscervi socialmente, però non rinunciate mai a voi stessi, ai vostri sogni, perché i vostri sogni, quelli brillano, quelli vi portano energia che viene fresca verso di voi e quindi vivete e sognate sempre, eh? Questo è infatti un bel messaggio, quindi sì, alla fine si riesce a trovare attraverso il sogno anche una speranza, quindi una speranza. Sì, è una speranza e non anche solo. Quando perché si sta male interiormente. Perché vede, il sogno, l'elaborazione mentale con una carica emotiva forte, indirizzato, quello è già la base della materia. Dice la gente: che cos'è la magia? La magia è questa, la magia è il processo alchemico di trasformazione dal piombo all'oro, ma l'oro non è l'oro che indossiamo, è l'oro interiore, è la nostra gioia di vivere, il nostro essere, questo è. Bel messaggio, io devo chiudere, alla fine starei qui a sentirla un'altra, però devo urgentemente chiudere. La ringrazio molto, dottoressa, per grazie essere stata nuovamente qui e io ringrazio i nostri telespettatori e do alla prossima volta l'appuntamento. Grazie. Grazie.